Quindi stavo a Piazza della Suburra e dicevo: mazza che qui fa schifo, è sporco, è sporco, è sporco. Stai, poi un vecchietto mi fa: maschio, c'hai ragione, sporco. A me già che mi ha chiamato maschio mi si è aperto il cuore. Cioè mi piace quando ti chiamano maschio oppure avisè, e quando sei più piccolo è avisellè, si diceva nella Roma degli anni 70. E poi era quando c'era rispetto ti chiamavano capo, e il rispetto era più alto, era a capo, capoccia. Vabbè, questa è una cosa che mi fa ridere solo a me, però mi piace. Questo mi fa: maschio, c'hai ragione, Roma fa schifo, vero, ma dove stai tu? C'è nato Giulio Cesare. Ma presa una roba, ho detto: scusa, stavo alla Suburra, Giulio Cesare era nato lì, in quel posto. Allora ho detto: guarda, mi butto, fidanzata di Stefano, come ti chiami? Ambra? Ambra Pacici o Ambra? Ambra, solo Ambra. Ambra mi fa, gli faccio: guarda, vado su questa stradina, perché, e dice, ma si fa presto a chiamarla stradina, lì Nerone e Messalina quasi 2000 anni fa ci andavano a mignotte. Scusi, allora faccio una cosa, prendo questa salitella. E Paola mi fa: si fa presto a chiamarla salitella? Quella è la salita dei Borgia. Rodrigo, quando era cardinale, andava a trovare l'amante. Ho detto: come andava a trovare l'amante? Sì, all'epoca si usava. E con l'amante poi ci ha fatto 3 figli. Ho detto: mazza che botta, mi appoggio su questo sasso. E si fa presto a chiamarlo sasso. Lì c'è stato ammazzato Servio Tullio, il sesto re di Roma. Io ho detto: ma che davvero? Come fa? Ma non serve proprio niente. Allora, Servio Tullio aveva 2 figlie, Tullia Bella e Tullia Brutta, ste. Non è questo, è vero, eh? Le sposa con 2 ragazzi della famiglia dei Tarquini. Solo che c'era un problema, che a Tullia Brutta gli piaceva il marito di Tullia Bella ed era contraccambiata. E questo mi fa: secondo te che fanno? Io ho detto: divorziano. No, all'epoca non si faceva. Te li ammazzano tutte e due e si mettono insieme. Però per arrivare al trono, c'è sta il vecchio re, Servio Tullio. Tarquinio lo aspetta lì. Dove stai tu adesso? Lo aggredisce. Tarquinio è giovane, lo lascia morente per terra. Tullia Brutta arriva lì con Cocchio, con i cavalli, e trova il padre morente per terra. Secondo te che fa? Ho detto io, lo soccorre, lo tira su. No, gli passa sopra e fa pure marcia indietro. Lo ammazzano, si sposano e Tarquinio diventa Tarquinio il Superbo, il settimo re di Roma. Gli ho detto: ammazza che botta, che storia, mi appoggio su questo sasso. Ma quale sasso? Lì Cesare Borgia ha coltellato il fratello Juan. Vabbè, allora vado sotto sto balconcino. Ancora, quello è il balconcino di Vannozza Cattani, la madre di Lucrezia Borgia, Cesare Borgia, Juan Borgia. Gli ho detto: vabbè, allora vado dentro la chiesa. Ancora, lì ci sono i ferri di San Pietro, i ferri con cui San Pietro è stato portato a Roma. Gli ho detto: vabbè, mi appoggio a sta statua, quello è il Mosè di Michelangelo. Gli ho detto: e che cazzo, ma non se può fare niente. Mi fa: amico mio, stava a Roma, ogni San Pietrino c'ha più storia di tutta l'America messa insieme. Applauso. Base. Arriverà, ma quando uno fuma arriverà. Bravo, va bene, va bene. Un applauso ai fonici, ce li hai da San Patrignano, ce li hai. Fa una vita meno amara, mi so comprare una chitarra, e quando il sole scende e muore mi sento il cuore cantatore. La voce è poca ma intonata, non una vana serenata, ma solamente fai maniera di farmi un sogno a prima sera. Il primo amore che sospirava le canzoni mie, e marito con i fuci ancora tutti quanti da dove canta, perché ne sento un piccicone il cane, dove sogna, perché nel petto mi c'è naschi un fiore, fiore di là, che mai morti
senza il primo amore e sospirava le canzoni mie. E come dicono in Croazia, mamma rincoglioniva. L'idea che ho avuto, vi dico la verità, dopo 2 anni di Covid, buonasera, mi era passata la voglia pure di fare spettacoli. Ringraziando Dio funzionava col cinema, con le serie, la televisione, va bene, quest'anno abbiamo fatto il Santone, dei film, e mi era passata la voglia di esibirmi, perché mi faceva, non lo so, fatica, non lo so, succede, non so, a ognuno di noi sarà successa qualcosa, né? Non glielo chiedo a Stefano, quello... Poi mo capite perché. Poi che succede? Quest'estate ho deciso di rimettermi in gioco, di far serata, e ringraziando Dio, più ne facevo e più ne venivano, belle, bellissime, meravigliose, le persone, gli amici cominciano a tornare a vedere serate, e mi è venuta un'idea che voglio aprire e portare, che si chiama Lezioni dell'Umanità, con la quale non voglio insegnare niente a nessuno, non me ne può fregare di meno, però l'idea è quella di ospitare amici. Cominciamo stasera e poi andiamo avanti st'inverno, già ci hanno contattato teatri, cose, gente, faremo un sacco di cose. Questa sera vedete altre 3 sedie, c'è Marco Rò alla chitarra, e ospito sul palco un amico che ha scritto un libro, e la cosa che mi piaceva tanto, che mi piace di questo libro, tant'è che stiamo pensando a scriverci un soggetto per un film, è che affronta gli anni 70, gli anni 90 e comincia in qualche modo ad andare verso il 2000, tant'è che nel libro che scrive dopo, il secondo, Sebastiano, affronta il 2020. Gli anni 70 sono quelli che molti di noi hanno vissuto, con una Roma, con una vita, con dei problemi familiari. Gli anni 90 sono quelli del marketing, della riscoperta di noi stessi e della vendita, del fatto che ce la potevamo fare. Poi il 2000 per tutti noi sono gli anni quelli che abbiamo scoperto l'amore, e il 2015, il 2020 abbiamo scoperto che dovevamo alzare il piede da acceleratore, se no o morivamo di infarto. Tant'è che il secondo libro di Sebastiano si intitola Perdere per vincere, che in qualche modo qualcuno l'aveva chiamata decrescita felice, però che secondo me non era male. Allora io invito sul palco e parleremo dell'abbraccio dell'albero Sebastiano Latini, che è l'autore del libro. Prego, applauso di quelli un po' coatti. Prego Sebastiano, prendi posizione. E invito sul palco Stefano Pacchiocchi. Stefano è un po' emotivo, però c'è. Allora. Dico, prestato la lettura. Sì, prestato la lettura. Funziona questo? Si può usare o è dei Playmobil? Sì. Ok. Sì. Mettilo un po' giù. Allora, Sebastiano è un amico, l'ho presentato e tutto quanto. Stefano non è un amico. Stefano è diverso, nasce. Comincia come allievo, ed è anche l'idea, siccome ho tanti allievi a cui dare una casa per fare delle cose, perché oggi è difficile trovare anche spazi o idee, è uno degli allievi che poi in realtà è diventato il mio produttore, perché ha prodotto lui L'Anima di Roma, e in quella versione che avete sentito prima era quello che rideva, se vuol dire, era quello che rideva. Stefano è qui oggi per leggere, giusto? Tu sarai. Si sente questo? Sì, sì, spieghiamo perché. Perché siccome io e Sebastiano siamo di Pietralata anni 70, sì. Cioè il Signore ci faceva coppia, uno scrive e uno legge, cioè di più non riuscivamo a fare, quindi lui scrive e io leggo, giusto? Se? Allora, io la prima cosa che voglio fare a tutti e due è chiedervi di Pietralata anni 70. Io sono di Casalbertone, nasco lì vicino. Ste, mi devi raccontare, andiamo a raccontare. Sebastiano. Pietralata anni 70,
quella che ricordo meglio è fine anni 70, inizi anni 80, è la pietralata del bar dove si riunivano le persone anziane e facevano tra virgolette conversazioni anche con i giovani, e questa cosa praticamente non c'è più. E erano i vicoli senza illuminazione, erano i parchi senza giostrine per i bambini, con l'erba che arrivava, cioè praticamente non ci si vedeva. Erano i parchi con le porte fatte con i sassi, dove si giocava per 4-5 ore senza mai fermarsi, dove nessuno ti disturbava e nessun genitore aveva paura di lasciarti nel parco per tanto tempo. Era la pizzeria di Monti Tiburtini, dove io e Stefano la mattina alle 9 ci facevamo i panzerotti fritti. Cioè, non avete capito male, era mattina alle 9, panzerotti fritti, è arrivato esattamente quello che succedeva. Io voglio spendere una parola proprio per Stefano, perché io e lui ci conosciamo dalla prima elementare e siamo cresciuti insieme, quindi ormai possiamo dire che siamo come fratelli. Siamo cresciuti nel bene e nel male, nelle vicende belle e quelle brutte, e abbiamo vissuto Pietralata, la nostra zona, come la zona dove ci sentivamo protetti. Tant'è vero che Stefano per un periodo si è spostato in un'altra zona. No, ma Bile, poi, sì, poi... perché ho fatto un salto di qualità, sono andato a Centocelle per un periodo, che volevo elevare la mia vita. E poi alla fine però è dovuto tornare per forza. Ti richiamo della foresta, sì. Però mi racconti che ti è successo su Pietralata da quando eri ragazzino, e poi che succede quando vai a comprare casa? Allora, succede questo: io quando ero piccolo mi dovevo vergognare di dire che abitavo a Pietralata, cioè siccome ero un bravo ragazzo, e per questo ringrazio i miei genitori che sono là, Luana e Felice, grazie per avermi cresciuto in modo sano. Un applauso a Luana e Felice, così si fa. Quindi che succedeva? Che al primo superiore, quando dice ma di che quartiere sei? E guarda, sono di Pietralata, dai, far coglione, di' la verità. Cioè, perché sembrava che io volessi fare il duro dicendo che ero di Pietralata, ma non ci credeva nessuno. In realtà era un problema, perché comunque ce l'ammazzano, non si direbbe che sei di Pietralata, mi dicevano. E quindi io sono cresciuto un po' con questa piccola vergogna di questo quartiere di Roma sud-est, perché è pure incollocabile esattamente. Che succede poi? Dopo 20 anni inizio a cercare casa, perché volevo andare a vivere con quella che in quel momento era la mia fidanzata e sarebbe entrata mia moglie. Ma non si trova casa, le case erano molto care, era il periodo dell'esplosione della bolla, quindi a un certo punto leggo a Pietralata nuove costruzioni. Che è un miracolo, perché a Pietralata, essendo molto densa dal punto di vista abitativo, non costruivano mai. Impazzisco dalla felicità. Vado a casa, prendo il libretto degli assegni senza neanche chiedermi quanto costerà, tutto baldanzoso arrivo alla collina Lanciani, è tutto vero quello che sto dicendo, e penso tra me e me, ma tanto quanto mi chiederanno? Cioè è un'occasione irripetibile, una casa in costruzione, cioè comunque io do un acconto, la pago piano piano, l'illusione che ci facciamo tutti, no? Allora a un certo punto entro e questa agente immobiliare molto aggressiva mi dice, guardi, siamo una giovane coppia, ero solo, no? Dico, però se mi dice insomma il taglio più piccolo, sa, guardi, il taglio più piccolo è una monocamera da 28 metri quadri. Ve lo giuro, non monolocale, monocamera. E dico, vabbè dai, so giovane, dico, andiamo avanti, si può fare. L'angolo, tac. Ecco. A un certo punto le dico, va bene, guardi, ho portato il libretto di assegni per la caparra, mi dice quant'è? Mi guarda e fa, allora questa qua è la più economica, sono 260.000 euro. È la verità, era il momento dell'esplosione delle case. E io faccio, signora, dico però, cioè, comunque 260.000 euro per 28 metri quadri, mi scusi, forse non si rende conto. Lei mi guarda e con fare da agente immobiliare aggressivo e fa, signore, è lei che non si rende conto, noi qui siamo a Pietralata. Allora, a quel punto, nonostante io fossi in giacca e cravatta perché venivo dal lavoro, mi si è tappata la vena, mi è partito l'embolo, perché... E con fare molto coatto e aggressivo gli faccio, no, forse sei te che non ti rendi conto, io mi vergognavo di dire che abitavo qua, mi hanno preso per culo tutti, ma arrivi te così vestita bene e mi dici che stiamo a Pietralata, ma ti è testa a casa, me ne sono andato. Allora, se l'autore è d'accordo, io procederei, abbiamo deciso di andare per capitoli, raccontare delle cose, poi leggere e metterci della musica. A noi ci piace così. Sei pronto tu? Ok. Lei è pronto, Marco? No? Questo c'è l'autore, questo che cos'è? Diciamo gli anni 70?
Che lo puoi alzare leggermente questo? Ti dispiace? In spia sa, magari. Sa, grazie. Una palazzina piccola, fatta di tufo, di soli 5 appartamenti, costruita appena 30 anni prima. Siamo nel 1979 e l'intonaco esterno che doveva lusingare l'occhio popolare non era quasi più presente. La chiamavano edilizia economica, o almeno così si leggeva nell'accatastamento dei fabbricati di allora. I mattoni erano ormai quasi tutti a vista. Il portone principale di legno, tutto sbiadito dagli anni e dal sole, si chiudeva a stento. Una volta entrati dal portone si avvertiva il fresco tipico delle grotte. D'estate o d'inverno la temperatura dentro quelle entrate era sempre la stessa. Come del resto, l'odore inconfondibile, un misto tra legno vecchio e umidità, che si sente distintamente in ben altri luoghi di un'altra Roma, in zone come Castel Sant'Angelo o Lungotevere Flaminio. La mia casa, salita ai primi 5 scalini, era la prima porta a destra. Una casa piccola di soli 40 metri quadrati, cucina, piccolo corridoio, un bagno e una camera. Dietro il palazzo dove vivevo c'era la casa dei miei nonni. Accanto alla palazzina dove abitava mia nonna, nella parte sinistra, c'era un piccolo capanno e ancora più a sinistra un grande albero e di nuovo un capanno, una specie di vecchia fagnameria che ormai veniva usata come lavatoio. Dentro vi erano una lavatrice, un lavatoio con un rubinetto grande e un tavolo lungo di legno chiaro con almeno 10 sedie, quasi tutte diverse tra loro. L'albero che c'era tra queste due strutture era grandissimo, non saprei dire le misure, ma ogni volta che mi avvicinavo con le mie braccia riuscivo a malapena ad abbracciarlo. Poi alzavo gli occhi in alto e avevo la sensazione che fosse altissimo. I rami erano molto lunghi e sempre colmi di foglioline verdi. Andavo spesso sotto quell'albero, lo abbracciavo, mi ci sedevo vicino e molto spesso appoggiavo la faccia sul suo tronco, quasi come se cercassi delle coccole. M'hanno cantato che mo te la fai, quel che ti chiama dormi poi, ma sta attenta perché ce lo sai, che ti poso io. Quando esco per lui, so affari suoi, se sto a bottega l'ho fatto per noi, ma sto a due mesi, sto fuori, lo sai, non c'è sto fino all'anno per poi, e a te ti ripio, se pure non vuoi. Ed essere mia, non ce voglio stare, nada mette in testa, devi da calmare, che non è più festa, e il cuore te l'ho dato e me l'hai fatto. Sono mezzo matto, sì mamma lì non te l'augura, e sì mamma lì non te l'augura, la 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 la. Adesso so coatto, ma non ce voglio sta a perdere. Se tu me lassi non scappi, tu vai, io te richiappo, te giuro su Dio, st'amore nostro non può finire mai, sta buona che è meglio, lo sfogo su lui, sta rabbia mia, pure non ce voglio sta. E te non è più festa, arcare vero da voi, e me
letto, che io son mezzo matto e si mamma lì non te n'augura, e si mamma lì non te n'augura. Adesso so che va, ma non ce voglio star a perdere. Marco Ro, Stefano Pacchiocchi, a me, scusa, devo fare una divagazione perché a me c'è una cosa di questa canzone che mi fa impazzire. Perché dice adesso Stefano il termine coatto. Scusa, devo fare. Stefano, secondo te a Roma che cos'è un coatto? Però tu sei di Verona, tu sei di Verona. Tu di dove sei? Non guardare su Google che c'è. Tu di dove sei? Sei di Torre Angela, giusto? A Torre Angela che so i coatti? So i ragazzi un po'. Un po' come? Quelli con la capezza. Quelli che la capito, tutti tatuati, tutti. Quelli ma, che Fabio, che... ma mi controlli la carta d'identità, non è dottore Angela. Non è dottore Angela. È fatto come me troppo per bene, sei troppo, è troppo per bene, è vero. Hai visto tutti i ragazzi. I ragazzetti, che... ma non state insieme. Ti dai, insieme. Che mestiere fai? Studio. Ah, studi! Studia pure, nerd dottore Angela. No. I coatti, lui dice adesso so coatto. Porco due. Poi scusami Sebastiano, ma devo fare una divagazione. Stiamo a Trastevere. Ripeti per nome tuo? Lorenzo. Lorenzo, Trastevere, sai che a Roma ogni quartiere aveva un mestiere? Testaccio era il quartiere dei macellari, perché c'era il mattatoio. Trastevere era il quartiere dei carcerati, perché c'era Regina Celi. Il termine casa e bottega erano gli abitanti di Trastevere, che erano coatti, ma non perché ci avevano i peli sul petto. Coatto è il participio passato del verbo costretto. Erano carcerati, costretti, erano coatti. Si dice dentro a Regina Celi c'è uno scalino, chi non salisce quello non è romano. Non è manco trasteverino, cioè se non eri stato carcerato non eri di Trastevere. Applauso, qui fatelo così. Ma infatti Fabri, quando ero pischello, no? Mi ricordo che la prima volta che Lessi è giusto? Lessi è un cane. È un cane. Ah, cioè. Lessi sul cartello, rimozione coatta amministrativa. Hai visto quando lascio in doppia? Io mi immaginavo il vigile e faceva bello, ti leva sta macchina, non hai capito? O la devi levare, non hai capito? Io pensavo, ti giuro così. Devi levare la mano, per la sciacqua, non hai capito? Arriva il vigile, ah no, c'è quella, io lo racconto, era un quartiere dei carcerati, Trastevere, tant'è che la buon'anima del Duce, o la buona, insomma, il Duce, per risolvere il problema di Trastevere, che di notte c'erano i traffici loschi, mise le luminarie e poi hanno messo dei cartelli dove c'era scritto Trastevere, Trastevere, brilli di tanta luce. Ti fa un corone il Duce, la Madonna e il Re. Gli abitanti di Trastevere, che erano coatti, la notte gli smantellano tutte le luminarie, sfondano tutto, strappano i manifesti e ce ne scrivono un altro sopra. Sopra. Trastevere, Trastevere, volemo sta all'oscuro. Andatevene a far culo, Duce, Madonna e il Re. Applausi. Ma non ho inventato niente, è la verità. Ora, siamo entrati nella Roma anni 70. Qual è stata? Ora qui entriamo in un momento un po' particolare, perché questo libro affronta roba che, meglio che dici tu, insomma, è un libro tosto, c'è una parte molto tosta, quella che ora leggeremo, però introducila tu. In quegli anni il rapporto magari tra genitori figli, tra padre e madre, tra i rapporti familiari tendevano comunque a nascondere delle difficoltà familiari, e purtroppo però in alcuni casi, alcune famiglie, certe cose non venivano nascoste bene, e
le urla, le grida dei litigi, le, come possiamo dire, le difficoltà alle volte venivano annacquate dal vino, nascoste dal vino, magari di uno dei due genitori. Però la difficoltà di rimanere insieme era avvertita da tanti, da tutti, ma di fondo poi non interveniva mai nessuno, perché era lecito picchiare una donna, era lecito guardare, sentire, era lecito sentire la sofferenza dentro una famiglia. E nonostante le belle cose, il fatto che, ecco, quando abbiamo letto la prima parte, le case erano aperte, c'erano le chiavi fuori la porta, e le case erano basse, rispetto a prima c'erano molti più alberi grandi, si lasciava spazio alla natura, si lasciava spazio agli animali. Però c'era questa grande sofferenza. E io lascio lo spazio alla lettura, che diciamo spiega ancora meglio. Sono andato verso la camera, mi sono affacciato e c'era mio padre che frugava nei cassetti. Poi mi sono saltato all'occhio una serie di buste sul letto. C'erano delle buste della spesa colorate. Ce n'erano almeno 20 ed erano piene, ma non capivo cosa ci fosse dentro. Ce n'erano tante altre per terra, ma queste erano ancora vuote. Mi sono fatto coraggio e l'ho salutato. Ciao papà. Lui si è fermato e voltandosi verso di me mi ha detto ciao, senza aggiungere altro. Come facevo spesso durante le liti, mi sono messo all'angolo del letto per cercare di vedere cosa stesse facendo. Da lì la visuale era migliore per osservare. Era chinato in ginocchio, la busta aperta. Lui in maniera disordinata e confusa la riempiva. Prendeva gli indumenti intimi, calzini, mutande, senza criterio, metteva tutto nella busta. Dopo i cassetti è passato all'armadio. Felpe, magliette, maglioni, jeans, tutto in quelle buste. Il letto ormai era pieno. Aveva svuotato tutti i suoi cassetti. Ha iniziato a fare avanti e indietro per portare le buste in macchina. Io non capivo cosa volesse fare. Finito con le buste, ha iniziato con le scarpe, caricandole alla rinfusa senza buste. Faceva avanti e indietro. Dopo una mezz'ora ha finito questa operazione. Ero là, immobile, non mi ha detto una parola. Ha fatto una breve ricognizione per vedere se avesse dimenticato qualcosa. Prima mi è venuto vicino e io ero teso. Gli ho chiesto cosa ci dovesse fare con quelle buste e lui mi ha risposto vado via. Poi mi ha toccato la spalla e mi ha detto ciao. Mi sono alzato e l'ho seguito con lo sguardo. Si è fermato davanti alla porta d'uscita senza girare la testa. Guardando dritto, si è messo le mani in tasca, ha preso le chiavi di casa e le ha lanciate per terra. Ha aperto la porta e se n'è andato. Sono corso per il corridoio, sono uscito fuori, volevo guardarlo ancora. Appena davanti il portone, lui era lì, sguardo dritto. Non mi guardava, neanche uno sguardo. Ha messo in moto la macchina e se n'è andato. E io lo seguivo con lo sguardo. Era pomeriggio, c'era un sole tenue e anche se era settembre non faceva caldissimo. Io su quella soglia del portone ci sono rimasto alcuni minuti. Avevo fotografato quel momento, avevo impresso nella mente quella scena, quell'immagine. L'immagine di mio padre che andava via. Andava via senza neanche guardarmi. Andava via come se non esistessi più. Andava via, ma in fondo non c'era mai stato. Eppure quella scena mi faceva male. Male quasi come le botte della sera prima. Quell'indifferenza era come una violenza. Faceva male. C'è una canzone che abbiamo scelto per questo passo, che è la canzone che secondo noi rappresenta gli anni 70, i nostri anni 70, ed è questa. Te la ricordi? Bella quella ricca, la moglie del proiettile al cravattaro, quello che c'ha al negozio su al tritone. Te la ricordi? Te l'ho fatta vedere 4 anni fa e non volevi credere che insieme a lei ci stavo proprio io. Te la ricordi poi che era sparita e che la gente, che la polizia
s'era creduta che era andata via con uno con più sorti del marito. E te lo voglio dire che sono stato io, e sono 4 anni che ne tengo sto segreto. Nessuno niente lo mette. Gli piaceva andare al mare quando inverno, fa l'amore col freddo che faceva, però le calze non se le toglieva. Alla fiumara dove c'è sta il baretto, tra le reti e le barche abbandonate, cielo grigio a faccia sul tetto. La mattina che era l'ultimo dell'anno mi dice con una faccia indifferente: mi sono stufata, non ne fanno niente. E tirami su la lampo del vestito, sì, sì. E te lo voglio dire che sono stato io. E sono 4 anni che me tengo sto segreto, e te lo voglio dire ma non lo fa sapere, non lo dia nessuno. Tu non ci crederai, oh, io non ce l'ho più visto. L'ho presa al collo e non mi sono fermato. Che quando è andata a terra senza fiato, dal cielo uno squarcio il sole è uscito. E io la sotterravo con queste mani. Attenta a non sporcarmi sul vestito. Me ne sono andato senza guardia indietro. Non c'ho rimorso e mo ci torno pure. Ma non ci penso a chi ci sta lì sotto, io ci torno solo a guardar mare. Te lo voglio dire che sono stato io, e so 4 anni che mi tengo sto segreto. E te lo voglio dire ma non lo fa sapere. Nessuno dietelo mette, dietelo mette, dietelo mette.